C'è un nome per gli uomini senza barba. Donne. Immanuel Kant. Una frase perfetta per descrivere il giocatore del popolo. Il Lucio Dalla con la palla in mano. Luigi. Jesus. Da Tome. Tome nasce in Veneto, ma i genitori hanno capito immediatamente che uno così doveva crescere in una terra dove le belle donne crescono su dal sabbione, la Sardegna. E quell'isola, grata per avere Jesus da Tome tra i suoi abitanti, gli ridà indietro Elisabetta Canalis e Melissa Satta. Due nomi così a caso, giusto per far capire che madre natura è passata. Gli è scappata la mano e non è tornata a chiedere il conto. Da Tome inizia la sua carriera di giocatore di pallacanestro alla Santa Croce Olbia. Ah, questa riducetela ad icona, perché non pensate che nella vita di Da Tome qualcosa sia lasciato al caso. Dicevamo che ha giocato per l'Olbia, per poi trasferirsi a Siena alla corte di Charlie Recalcati. Uno che ha vinto l'argento olimpico avendo in squadra Michele Mian e Nicola Radulovic. Non propriamente i fratelli Gasol. A Siena da Tome vince uno scudetto, una Supercoppa italiana e il Palio dell'Assunta, senza cavallo, correndo in tuta. Non ha neanche sudato. Siena però è una città di ghibellini, sostengono l'imperatore, e quindi uno come Jesus da Tome dà fastidio. Lo scambiano per Bim Bum Bam Rombaldone. E così da Tome si trova a peregrinare tra le rive del Giordano e la Legia Scafati, per poi approdare finalmente alla Virtus Roma, nella città eterna. Nella città eterna c'è un detto argentino che recita: "Io in Roma e non vedo il Papa", che tradotto sarebbe: "Vieni a Roma e non vedi il Papa". Ecco, voci dicono che in Vaticano in quei giorni si chiedeva di Gigi da Tome un giorno sì e l'altro pure. Nell'anno del Signore 2013, l'altro signore, Gigi arriva in finale scudetto con la Virtus Roma, proprio contro la sua Siena. Come tutte le grandi storie, Gigi quello scudetto non se lo porterà a casa, ma alla fine della partita, quando al popolo viene chiesto chi volete libero, lui, Barabba o Stoneruk, beh, a sorpresa, è il suo nome che i tifosi urlarono, accostato a tre semplici lettere. MVP! MVP, MVP, Most Valuable Prophet. Ma adesso finalmente arriviamo al grande salto della pozzanghera. Si crede e si dice che siano stati Detroit Pistons a scegliere Gigi da Tome, ma forse non ci siamo resi conto che siamo davanti a un giocatore con una personalità straordinaria e soprattutto un carisma messianico. È lui che ha scelto di andare a Detroit, la città più toccata dalla crisi del 2008 e con un altissimo tasso di ateismo. Con qualche difficoltà, Da Tome comunque riuscì a convertire della gente. Si dice che Eminem, dopo due o tre volte a palazzo, voglia solo più scrivere canti gregoriani. A Detroit non fu capito Gigi, il suo credo e il suo predicato non così permeato nella società, e quindi fu scambiato. Fu scambiato ed andò ai Boston Celtics. La città è la squadra cattolica per eccellenza. E lì sì che Gigi si trovò a suo agio completo. Sparò bombe e parabole come fosse Steph Curry nel Vangelo di Matteo. È un'estate in cui Gigi finirà free agent. Come andrà a finire questa storia non si può dire, però una cosa la si può dire: amatissimo dai suoi compagni di squadra, anche perché è quello che si occupa delle donne. Fino a poco tempo fa ci pensava Olynyk. Come si sa, Olynyk, l'amore se lo porta al massimo sotto braccio. Vorrei tanto rimanesse a Boston. Parole e musica di Isaiah Thomas. Se abbiamo ancora bisogno di una prova della santità di Jesus da Tome, beh, da uno che si chiama Isaiah Tommaso,
direi che di prove ne abbiamo. Ancora vi chiedete chi ci ruberà tutte le donne?